Finisce 1-1 tra Milan e Porto, solamente un punto per i rossoneri, il primo punto in Champions League nel girone B. Dopo 4 partite, solamente un punto, insomma, non bene questa avventura dei rossoneri in Champions. Però insomma c'è stata la reazione nella ripresa dopo un primo tempo davvero molto brutto in cui il Porto ha giocato meglio, ha creato più occasioni, ha impegnato tanto Tatarusanu che comunque questa sera è sembrato molto reattivo. C'è da dire che bisogna registrare un altro episodio sul gol subito dal Milan, perché c'era fallo su Bennacer, il fallo che poi l'azione che poi ha portato al vantaggio del Porto. Milan che quindi subisce un altro torto arbitrale, però sostanzialmente non ci si può aggrappare solo a questo, anche perché il primo tempo del Milan è stato davvero bruttino. Il Porto ha giocato meglio, più reattivo, più veloce, più scattante, più determinato. La squadra di Conceição ha messo davvero in difficoltà il Milan. Nella ripresa c'è stata la reazione dei rossoneri, una buona reazione, è arrivato anche il gol del pareggio, che sostanzialmente è un'autorete, anche se al centro dell'episodio c'è Kalulu, quindi buon ingresso in campo di Kalulu. Però alla fine il Milan non è riuscito ad ottenere i 3 punti, solamente uno. La qualificazione ovviamente ora è un miraggio, però insomma la crescita della squadra deve passare anche da queste partite. Si vede ancora che il Milan è un po' indietro a livello europeo rispetto al campionato. È quasi come se fosse una squadra a due facce, no? Una squadra da due volti, dal volto più sicuro in campionato e da quello meno sicuro in Champions League in Europa. È un Milan quindi che guadagna il primo punto in Champions, 1-1 col Porto, primo tempo sicuramente nettamente a favore dei portoghesi, nella ripresa una buona reazione. Migliore in campo credo Sandro Tonali, bene anche Tatarusanu, soprattutto il centrocampista rossonero che si candida a questo punto a giocare anche il derby da titolare, un po' meno i trequartisti, soprattutto Salemaker molto spento, Leao un po' stanco, Diaz era tornato dopo un mese d'assenza, e non bene forse neanche Giroud, che ha fatto un unico tiro in porta. Però insomma solo un punto per il Milan davanti a quasi 40.000 spettatori questa sera a San Siro. Finisce 1-1, ma ci vediamo domani per gli altri commenti.